stato un vero e proprio successo. Lo spettacolo di sabato sera, trasmesso in diretta da Teleelba per la festa in piazza organizzata come ogni anno per accompagnare l'estrazione dei biglietti vincenti della attesissima Lotteria di Natale 2013, organizzata dalla Croce Verde di Portoferraio. Sul palco ad intrattenere il pubblico, inizialmente scarso ma poi un crescendo di divertimento in grado di riempire la piazza, la musica dell'orchestra B&D Band, davvero coinvolgente. L'orchestra ha poi introdotto il protagonista principale della serata, il cabarettista Carmine Faraco, che ha divertito la piazza e i telespettatori con le sue parodie comico-musicali davvero esilaranti. Negli anni 60-70 in Inghilterra nascevano, voglio burdelle, i Genesis e Pink Floyd e Deep Purple. Contemporaneamente in Italia, Orietta Berti. La domanda non è chi è, no, la domanda è perché. A mezzanotte, come da tradizione, l'estrazione dei 9 biglietti vincenti. Praticamente subito sono stati reclamati gli ultimi 4 premi in palio: il televisore, il satellitare TomTom, il cellulare Galaxy e il bonus Relax Benessere presso le Terme di San Giovanni. Si è presentato lunedì mattina per ritirare il suo premio invece il possessore del biglietto penultimo estratto, cioè il secondo premio per importanza, una bici elettrica abbinata al tagliando 0426, venduto presso il Conad Superstore di Portoferraio ed acquistato dalla signora Vanna Mazzei di Marina di Campo. Restano ancora da assegnare la Fiat Punto abbinata al biglietto vincente 0331, l'orologio Lockman con il biglietto 3505, il set di prodotti di Acqua dell'Elba abbinati al biglietto 1120 e il tablet 7 che va al possessore del biglietto 1074.